Si parte anche oggi a rompere le scatole a qualche leccese. Domande? Chiediamo sul litigio Fini-Berlusconi. Vai, andiamo, Cristian, si parte. E cosa ne pensa del litigio Fini-Berlusconi? Fini-Berlusconi? Guardi, non mi faccia parlare perché non ne penso proprio niente. Fra tutti e due non saprei chi scegliere. Può fare un appello? Lui è Fini, un pagliaccio secondo me, sì. Perché un pagliaccio? Prima ha lattato bene di là, adesso c'ha qualche rigurgito evidentemente. Può fare un appello magari di riappacificazione in camera? Ma assolutamente no, niente appelli, perché quando un uomo mai entra in quell'ordine di idee, Fini è un personaggio, capito? Lui ha bisogno di visibilità. Sì, in quelle vesti là non sa stare. Il mio commento è che Berlusconi sta facendo il suo dovere. Può fare un appello di riappacificazione o a Fini o a Berlusconi? Ma guardi, io dico sinceramente che sì, che oggi il mondo è talmente cattivo, ma nello stesso tempo bisogna pure immedesimarsi della vita di oggi e dare sempre il bene a chi lo merita e a chi non lo merita si dà ugualmente. Robaccia loro, non mi interessa. Può fare un appello di riappacificazione, cosa direbbe a Fini? Speriamo che litighino. Non me ne frega proprio niente, guarda. Non ne parliamo, cioè, nel senso che non so se augurare o meno che cada il governo, perché se va a cadere in realtà non riesco a trovare un altro personaggio che mi possa identificare, almeno per quello che penso io della politica, quello che vorrei, il personaggio che vorrei che mi rappresentasse. Oddio. Può fare un appello in camera per farli riappacificare? Oddio, un appello in camera? La situazione la vedo molto critica, sinceramente, dal punto di vista della politica. Forse Fini è quello che, non so, forse ha avuto il coraggio di andare contro Berlusconi, ma neanche più di tanto. Soltanto spero che si trovi almeno una pace politica per almeno noi giovani, universitari, dal punto di vista lavorativo, almeno questo è il mio punto di vista. Un commento tra il litigio tra Fini e Berlusconi? No commento. Perché? Perché finché non si sa come andranno a finire le cose non è che si può dire niente. Può fare magari un appello di riappacificazione? No. Può farci un commento sul litigio Fini-Berlusconi? Finalmente Fini ha preso coscienza di questa assurdità, insomma, se crede nelle istituzioni democratiche, pur essendo un uomo di destra e quindi lontano dalla mia opinione, però politica, però un briciolo di dignità ce l'ha avuto e quindi è stato costretto dai fatti ad uscire. Poteva farlo prima. Può fare un appello di riappacificazione tra i due? No, non mi sento perché sarebbe incoerente con la storia di tutti e due. Commento sul litigio di tra Fini e Berlusconi. Si ammazza per me. Fini ha fatto bene a ribellarsi. Se dovesse fare un appello ad una riappacificazione, cosa direbbe? Beh, la riappacificazione dovrebbe avvenire per il bene del paese. Penso che comunque la frattura che si è creata vada solo a nostro danno, insomma. Il litigio tra Fini e Berlusconi. Litigio tra Fini e Berlusconi, un commento. La fine di Berlusconi, magari, io dagli anni 80 che a Milano ce l'ho tratto tanto e speriamo che gli italiani lo capiscano di questa bestia qua, sto nano tappo maledetto.